Oggi abbiamo la Sparviero, l'ultimo due pezzi uscita di Casetta Alcanna, è una due sezioni, 4,35 m, quindi lunghezza standard di Talcanna. È una canna molto leggera, sottile, 22 mm al mulinello più o meno. È una discreta potenza perché ha un range di potenza dai 90 ai 170 grammi, tira tranquillamente 150 grammi in pendolare, l'abbiamo testata anche con piombature più elevate. Ha della sua una facilità d'uso estrema, è una canna molto poliedrica che consente di pescare a mare calmo e a mare mosso con onde rotte, insomma non ha grossi problemi. Ha una particolare azione che gli consente questo genere di performance, ha una vetta estremamente sensibile nei primi 30 cm, dopodiché entra il sottovetta ed il fusto, sotto praticamente una sea carve con tutte le sue caratteristiche, diciamo così, di facilità d'uso. È una canna adatta anche a non spaccacane, diciamo così, a lanciatori non fortissimi. È una canna estremamente piacevole, pensata per la pesca, un po' a tutte le situazioni. È divertente col pesce in canna, in quanto la particolare azione consente di apprezzare anche prede non enormi. E il cuscinetto che offre la cima consente, diciamo così, di utilizzare anche ami un pochino più piccoli del normale, in quanto fa da cuscinetto. In questo caso l'abbiamo abbinata a un 5005, un size 5005 con del 28 in bobina, 28 reale, che penso che sia la sua accoppiata, diciamo, principe. E abbiamo così una canna estremamente leggera, ma in grado di gestire anche 170 grammi all'occasione. È un ritorno alle canne ripartite fatte per pescatori, non più da pedana, non più da specialisti da pedana, ma da pescatori. Sono canne che superano tranquillamente 200 metri, ma non è quella il palcoscenico adatto per questa canna qua. Se vedete la cima, guardate come sta in pesca. Adesso abbiamo un 5 once, un 140 grammi con un bibi rovesciato. Che dire, è un po' un uovo di Colombo, nel senso che con una canna si riesce a coprire più situazioni, è molto molto poliedrica, ecco, insomma. Se vedete l'azione della punta si può notare quanto sia sensibile. Adesso abbiamo un 5 once d'ogiva. Che dire, è un giocattolino molto eclettico. Dunque è una canna adatta a pescatori, a persone anche che non hanno un lancio tecnico perfetto, anche perché sulla spiaggia il lancio tecnico perfetto non esiste. È tutta una serie di approssimazioni. Non dico principianti, però persone che si avvicinano al lancio tecnico oppure persone che ci vogliono pescare per divertirsi. Se vedete, adesso proviamo. Vi farò vedere un ground con questa canna, un ground con esca. Vediamo la Sparviero alle prese con un bibi rovesciato, 140 grammi, clippato basso. Adesso vediamo come performa in ground. Come vedete, la canna va con pochissimo sforzo. Un'esca di questo tipo qua, di questa grandezza, è stata lanciata attorno ai 100 metri, 120. Si vede anche dallo svuotamento del mulinello. Io sono estremamente soddisfatto di questo tipo di attrezzo. E, diciamo, questa, la Tesla, sono canne complementari. Io le uso con rotante. Che dire? Talcanna ben fatto. Tesla è un'altra new entry di Talcanna.
ora è da un po' in circolazione, è una due pezzi, sempre due pezzi, 4,35 m, due sezioni uguali. Si contraddistingue praticamente, è una, si potrebbe dire che è quasi una variante della LA. La LA, la Vector LA è una full carbon, questa qua invece ha una vetta estremamente sensibile in fibra. Quindi diciamo è una canna match nel vero senso della parola. Il calcio è estremamente potente, diciamo è una canna molto molto potente. Il calcio è estremamente potente pur avendo la cima sensibilissima. Questo connubio è, da un punto di vista della pesca, è estremamente valido e micidiale. Dall'altro la rende un pochino più impegnativo rispetto per esempio a una sparviera. È chiaro che per caricare una canna di questo tipo qua occorre una tecnica un pochino più evoluta. Niente di particolare perché non è un mostro da pedana, però insomma è una canna già più tecnica, nel senso buono della parola. È una canna che in pedana ha dato veramente metri durante le prove, pur non essendo una canna da pedana. È possibile lanciare diciamo con 200 grammi in ground, 170 in pendolare, una canna adatta, più esca ovviamente. La canna, la punta così morbida consente un aggancio del piombo e diciamo un contatto col piombo molto intimo, quindi difficilmente si perde il contatto con il piombo. Anche questa qua si tratta di una canna da pesca, seppur estremamente abbastanza spinta, ecco insomma. È adatta, tra virgolette, a un pubblico un pochino più esperto. Non che la Sparviero non lo sia, però questa qua occorre già insomma avere un po' di basi. Io praticamente con questa canna qua ci copro l'80% delle mie situazioni, perché tolti i pescetti da gara, quel che l'è, ci si può pescare sostanzialmente a mormore con piombi abbastanza leggeri. Già con 100 grammi la canna va bene, si vedono le toccate, sta in pesca. Appunto, e in caso di mareggiate, in caso di necessità, tira tranquillamente 170 grammi, cioè 200 grammi più esca. Per dare un'idea della sensibilità di punta, vi faccio vedere questo. Vedete che la punta è estremamente corta e fa spazio a una sottovetta molto potente. Il calcio è ancora più potente. È una canna che va shiftata molto in avanti, una volta shiftata e chiusa va da sola anche questa. Va un po' capita anche perché il materiale è estremamente veloce, è un materiale simile a quella della Vector LA, simile per certi versi a quella dell'aspide, specialmente del manico. Quindi sono canne velocissime e occorre un pochino di tirocinio per prenderci la mano. Dall'altro punto di vista, una volta presa la mano è difficile farne a meno, ecco, insomma, perché sono estremamente eclettiche. Con una coppia di queste qua uno ci pesca l'80% delle volte, a meno di tecniche leggere, ultra leggere, nel quale occorre lo shock leader e il trave estremamente sottile, poi il resto può essere coperto tranquillamente. Anche questa qua io la uso con rotante. Col fisso sono canne abbastanza impegnative, ecco, insomma, col fisso non la consiglierei, mentre con rotante si addolcisce, si addomestica come tantissime ripartite e la rende una canna molto piacevole, ecco. Qua con Revolver, che è l'ultima nata di Italcanna, è l'ultima tre pezzi di Italcanna, è una tre pezzi studiata per lanciare inside and above, ha misure nuove, monta un telaio, cioè viene sviluppata su un telaio molto più sottile rispetto a tutte le altre Italcanna in tre pezzi e sembra una 100 grammi. Per questo la potenza
è 150 grammi, è una potenza che la canna riesce a esprimere bene. È una canna che lancia bene anche con piombature più leggere, sia già dal 70 grammi, con il 100 e con il 125. È una canna ibrida, cioè monta una vetta sdoppiata in carbonio pieno. La canna è una canna che va a centrare un obiettivo, che è quello di rendere il lancio facile a tutti i pescatori. Cosa voglio dire? Voglio dire che è un attrezzo studiato per farci pescare sia con le 75 grammi e nella stessa giornata con il cambiare del meteo e del moto marino, di pescare anche con un zavorre da 150 grammi e di affrontare una mareggiata. È quindi un attrezzo molto versatile che non dà problemi sul lancio, ma rende tantissimo in distanza. Come si vede già anche qui sulla bobina, ho un tapered, ho recuperato due volte e sono sul rosso, quindi sono su una distanza adesso su 140 metri dopo aver recuperato due volte. Ho montato una zavorra da 115 grammi e la canna con due braccioli mi permette di fare queste misure. Questa è, come si diceva prima, la vetta riportata, la vetta ibrida. L'azione della vetta si vede benissimo, si nota un cambiamento che è stato fatto prima con altre canne di Italcanna, con le ultime tre pezzi, cioè prima sulle vette venivano riportati sempre anelli con doppio ponte o doppio piede, mentre adesso gli ultimi tre anelli legati prima dell'apicale sono monopiede. Tutto questo per avere meno impedimenti sull'azione della mangiata, perché non c'è freno, mentre il doppio piede crea un attrito, una forza, e si può vedere la bellezza di questa vetta, la sensibilità di una canna da 150 grammi che non conta un'onda, però ci permette di vedere anche la benché minima presenza del pesce o mangiata, come la vogliamo chiamare. Si possono notare i materiali e le finiture, passando anche al centrale si vede questa rifinitura bellissima che era prima riservata soltanto a canne come Aspide, ora invece è stata portata anche sul revolver, che diciamo che ha un lestino inferiore. Questo per dargli l'importanza che vogliamo dare a questo progetto. Ci sono stati messi dei carboni sopra molto importanti, moduli molto alti. Secondo me questo attrezzo per i prossimi anni può essere la vostra compagna di pesca, in qualsiasi condizione, in inverno sulle scadute e in estate a Orate e a Mormore.